Riteniamo che la sentenza di primo grado sia evidentemente illegittima, basata su dei presupposti distonici rispetto a quella che è stata la storia dei fatti, quindi il collocamento delle operazioni di obbligazione subordinata, e sinceramente riteniamo che il Tribunale abbia clamorosamente errato nel pronunciare questa sentenza di condanna. Maurilio D'Angelo è il legale di uno dei quattro dipendenti di Banca Etruria che il 30 settembre 2019 furono condannati a 10 mesi e al pagamento di 300 euro di multa, pena sospesa, per la truffa nel collocamento delle famigerate obbligazioni subordinate, diventate poi carta straccia dopo la risoluzione dell'Istituto di Credito Aretino. Secondo il legale, infatti, i dipendenti nel 2015, ossia quando i titoli furono collocati, non potevano essere a conoscenza della situazione di dissesto della banca, da qui il ricorso in appello. Io ho seguito circa 200 dipendenti e per la maggior parte di questi ci sono state le assoluzioni oppure le archiviazioni precedentemente richieste dalla Procura della Repubblica. In questo caso, effettivamente la Procura ha dato un'interpretazione assolutamente errata ed è stata seguita dal Tribunale rispetto al fatto che potesse esserci lo stato di conoscenza del dissesto della banca, stato di conoscenza che è di fatto escluso dalla stessa Banca d'Italia. Poi ci sono stati una serie di parametri che sono stati esplicitati dalle indagini delle guardie di finanza che evidenziano come in realtà nel 2013 la banca non avesse uno stato di difficoltà tale da poi far propendere per la liquidazione coatta amministrativa. E poi sappiamo perfettamente che questo danno creato ai risparmiatori, in parte se non in tutto risarcito, comunque dipeso da una legge del 2015 ovviamente sconosciuta non solo ai dipendenti ma anche ai vertici della stessa banca. Intanto nei prossimi mesi si apriranno anche altri quattro processi, sempre a carico di ex dipendenti di Banca Etruria, chiamati anche loro in causa per il collocamento dei bond subordinati. Speriamo che ci sia una linea unitaria, quella seguita in tante sentenze del Tribunale, che accerti effettivamente che manca qualsiasi tipo di reato.